Ben ritrovati con un nuovo appuntamento di Azzurra Sport, l'ultimo della settimana. Tanto calcio nel menù di oggi, ma anche volley e bocce. In apertura andiamo a conoscere l'ultimo acquisto della Virtus Verbania, pronto già a giocare domani contro l'Aigreville. L'ultimo acquisto della Virtus Verbania, Emilian Costantin, già pronto al debutto. Insomma, è stato fatto tutto in pochi giorni, tanta voglia da parte tua di vestire questa maglia. Tantissima voglia, non vedo l'ora di essere in campo e di poter fare un campionato importante come di fatto ho fatto sempre tutti gli anni e come ho detto prima non vedo l'ora di essere in campo. L'anno scorso sei stato protagonista assoluto alla Varesina, 9 gol nel girone di ritorno, promozione attraverso i playoff, anche qui i programmi sono ambiziosi per un campionato comunque di alta classifica. Certo, sono veramente molto ambiziosi, sono felice di essere qua e non vedo l'ora, vi ho detto, di essere in campo e di fare quel campionato importante per poter vincere quello che si aspetta la Verbania, di poter fare quei gol per vincere ogni partita. Che tipo di giocatore sei e che ti ispiri? Che mi ispiro? Sono tanti. È uno, diciamo, del mio compaesano che non gioca più, Mutu. C'è un giocatore talentuoso, possiamo dire così, sì, ai nostri. Sì, molto talentuoso, diciamo. Daniele, c'è grande attesa, grande curiosità per il debutto casalingo della Virtus? Da parte di tutti, noi per primi, nel senso che partiamo oltretutto al vero debutto casalingo, perché la Coppa Italia lasciava il tempo che trovava, su un campo decisamente migliorato rispetto a come l'avevate visto 2 settimane fa, contro una squadra di grandissimo valore, calcolando che è una delle poche in questa categoria che si allena 4 volte ed è una delle pochissime che si allena a pomeriggio. Quindi è un test importante, però è anche una situazione importante per capire quanta distanza abbiamo dal gruppo delle favorite di questo campionato. La risposta della piazza? La risposta della piazza sotto il profilo degli abbonamenti in questa fase qua ti dico che è assolutamente, te la definirei ottimale. È chiaro che adesso, nelle 2 settimane che vanno da oggi alla chiusura della campagna abbonamenti, il segnale lo deve dare il campo per completare l'opera. Però rispetto al concetto di straniero con il quale siamo arrivati, direi che la risposta è stata ottimale. Presentato invece il nuovo piedimulera ai tifosi ieri sera nel covo degli appassionati gialloblu. Ci racconta tutto Martina Tomola. Il nostro obiettivo è prima di tutto mantenere la categoria e poi dopo riuscire a fare qualcosa di buono, che le potenzialità per fare qualcosa di buono ci sono. Dobbiamo solo avere tempo e pazienza, perché dobbiamo assemblare tanti bravi giocatori e farli diventare una squadra. All'inizio non è facile, soprattutto considerando che già domenica partiamo con 3 ragazzi squalificati ed è difficile, però ci crediamo, vogliamo fare bene, l'impegno c'è, la voglia di lavorare c'è da parte di tutti i ragazzi e anche dell'allenatore, del mister, quindi riusciremo come sempre a fare bene. Questa prima settimana sarà già molto impegnativa, visto anche l'infrasettimanale della Coppa Italia, appunto, contro il Fomarco. È impegnativa, sì, perché Madatone, insomma, è normale adesso, ora che è un mese che si fa in preparazione tutto, ed è giusto che adesso partiamo a iniziare questo campionato per il quale tutta l'estate che ci stiamo lavorando. Mister, la rosa che le hanno messo a disposizione è molto giovane. Pensa che puntare sui giovani sia la scelta giusta per affrontare il campionato di promozione? Ma i giovani sicuramente sono il futuro delle società, quindi bisogna sempre cercare di valorizzarli e di metterli in campo. Noi siamo 15 ragazzi nuovi e ci vuole un po' di tempo prima di vedere una squadra organizzata, almeno organizzata, quello è il nostro obiettivo. Per quanto riguarda le amichevoli giocate fino ad ora, avete ottenuto i risultati sperati? Ma sì, ma le amichevoli non sono nelle amichevoli, provi, vedi, fai giocare gente fuori ruolo, perché tanto se uno so che fa il centrale, so che lì lo fa bene, lo provo da un'altra parte per vedere, perché poi magari in campionato hai bisogno di queste cose. Omar, quali sono le avversarie che temi di più in questo campionato? Ma sicuramente le più attrezzate sono Romentino, la Licese che viene da una bella stagione e anche la Fulgor Valdengo che ha fatto un'ottima squadra, credo.
La squadra è composta da tantissime nuove pedine, tra cui tu. Siete già riusciti ad amalgamarvi tra di voi oppure avete incontrato diversi ostacoli? No, ostacoli non credo ce ne siano perché i ragazzi sono ottime persone, sono ragazzi alla mano, il gruppo si sta amalgamando. È normale che quando sono 14 o 15 persone nuove ci vuole un attimino. In quello sicuramente deve essere bravo il mister e quelli un po' più vecchi della squadra a far sì che tutto vada per il meglio. Ed ora scopriamo il menù della domenica del pallone con il via anche Serie D, promozione prima categoria. Al via la Serie D con Sporting Bellinzago e Gozzano attese da impegni casalinghi. I Tigrotti affrontano la Lavagnese, formazioni con ambizioni di medio-alta classifica, mentre i rossoblù sfidano la Novese, forse la Cenerentola del girone. I test pre-campionato hanno dato riscontri positivi soprattutto per mister Viganò, mentre il siciliano, con un gruppo praticamente nuovo di zecca, ha predicato ai suoi calma e serenità. Gialloblu di fatto al completo, rossoblù senza lo squalificato ex Inveruno Sar. In eccellenza sono diverse le partite interessanti, a cominciare da Virtus Verbania e Greville, match tra protagoniste annunciate, per proseguire con il derby novarese Varallo-Pombia-Borgomanero, che si gioca a Varallo-Pombia, e la partita di Cigliano, dove il Baveno affronta gli Orizzonti United di Luca Peritore. Lomegna senza appetito e probabilmente Brunetti affronta al Pucciozzi il Val d'Aosta di Rizzo, mentre lo Stresa, vittorioso all'esordio, non dovrebbe avere problemi con Livrea Banchette. La Juve Domo cerca i primi punti sul campo dell'ostico Charvenso. Parte anche il torneo di promozione, incrocio da Brividi alla prima tra Dormelletto ed Accademia, con il Fomarco che attende l'Oleggio ed il Verbagna in trasferta ad Alice Castello. Il Piedimulera debutta a Cossato, la Romentinese sfida il Cavaglià davanti al proprio pubblico. In prima categoria promette scintille, emozioni e gol a Rona Briga. La Sinergi va a Crevola ad Ossola, Interfarmaci contro la Vallestrona, Castellettese a Cameri, a Grano a Vogogna. Sarà regolarmente al suo posto Luciano Pedulla in occasione del primo test amichevole della Igor in programma martedì pomeriggio al Pala Terdoppio contro Settimo Torinese, formazione neopromossa in A2. Si aggiorna intanto il programma delle amichevoli azzurre e dopo la doppia sfida con Settimo Torinese arriva un'altra doppia sfida tutta piemontese con un'altra formazione neopromossa in A2, Chieri. La prima amichevole è in programma a Novara il 17 settembre, la seconda a Campi Invertiti una settimana più tardi. E chiudiamo con le bocce. È ripresa l'attività del Comitato Solano. Tornano protagoniste le bocce, dopo che ad agosto c'è stato un solo evento, la gara festa di Osso di Crovio, che ha visto la presenza di ben 42 giocatori tesserati ed amatori. La vittoria è stata di Elia Macri, al secondo posto Liliana Ceschi ed al terzo posto Bruna Gheno. Martedì scorso è ricominciata anche l'attività notturna con una gara a coppia al Badulerio. La prova è stata organizzata dalla Concordia ed è stata diretta da Giovanni Iaria e le finali si disputeranno questa sera alle ore 21 e vedranno in campo nella categoria superiore la Concordia con Bruno Zanoletti e Roman Rollini, che affronterà la Juve Domo di Roberto Melerio ed Aldo Bosco. Nella categoria inferiore la Bognanco con Enrico Truant e Franco Toscano, che affronterà la Caddo di Elio Giudici e Daniele Poroli. Settimana prossima, con inizio lunedì sera presso il Circolo di Mocogna, si svolgerà in notturno la selezione a quadrette valida per la Coppa Italia di società per le categorie C e D. Domenica 6 settembre, ancora al Circolo del Badulerio, si svolgerà la gara Baraonda per soli over 60, prova basata su 32 giocatori che avrà inizio alle ore 9 e si baserà su 5 incontri di circa 1 ora e 30 ciascuno. Tornando ai risultati passati, domenica 30, ottimo risultato raggiunto da due formazioni ossolane alla gara internazionale di Alessandria. Nei quarti di finale la quadretta della Caddo ha dovuto lasciare spazio all'altra quadretta domese, quella della Juve Domo con Elio Torri, Maurizio Verganti, Franco Martinetti ed il giovanissimo Lorenzo Frattoni, che si sono poi arresi solamente nella finalissima ai torinesi della Quassolese, raggiungendo così uno straordinario secondo posto. L'ultima notizia riguarda il campionato di Serie A. È uscito infatti il calendario che vede le prime giornate molto difficili per il Masera. Sabato 24 ottobre esordio in trasferta in casa dei campioni del mondo della BRB Ivrea, proprio dove gli ossolani avevano terminato lo scorso campionato strappando inaspettatamente un grande risultato come il pareggio. Nella seconda giornata ospiti a Domodossola i neopromossi del Noventa di Piave e dalla terza altra trasferta in casa dei vice campioni italiani della Perosina. È veramente tutto, vi ricordo il nostro sito www.tuttonotizie.info e naturalmente l'appuntamento di domenica alle 19:30 con Sportivamente. Grazie per averci seguito, arrivederci.